Finalmente, pa ragazzi, qua Max Lodge, io mi ricordo di Sole da Sole, ci risentiamo, perché infatti l'EA ha fatto una stramagicata. Infatti ha anticipato di un'ora l'uscita del FIFA Ultimate Team relativo al World Cup, quindi ora sono le 7.08 e noi possiamo, non in Brasile, ho sbagliato, e noi possiamo già fare qualcosa, quindi possiamo già giocare all'Ultimate Team. Quindi eccoci qua, come ho già detto, io voglio fare tutto in prima persona senza aver fatto prima niente, quindi vi farò vedere appunto cosa farò io all'inizio e direi subito di partire. Allora, scegli una nazione da supportare, ovviamente noi quale sceglieremo? La Costa Rica, non farti scherzi. Scegliamo l'Italia, sei sicuro di voler sostenere questa nazionale, non potrei più cambiarla, facciamo di sì. E si è verificato un errore. Ma che bello! Mio Dio, va ragazzi! Buonissimo! Su questo account va! Primo pacchetto! Oddio, chi troviamo? Ah, sarà ovviamente l'Italia, che cosa abbastanza ambigua. Non è l'Italia invece! Quindi, oddio! Ah, quindi, madò che bello! È praticamente come sulla TNT normale, vi danno una squadra costituita da giocatori abbastanza scrausi che adesso cercheremo appunto di sistemare un po'. Primo pacchetto ragazzi, non ho tanti crediti, infatti ora voglio un attimo vedere proprio com'è il primo pacchetto. Comunque nel caso cercherò di tornare al mio account principale, sperando che lì appunto abbia ancora qualcosa, sperando che non mi dia problemi. Comunque andiamo a vedere il primo pacchetto di FIFA 14 Ultimate Team World Cup. E troviamo, chiudiamo gli occhi, non guardiamo nessuno, che palle. Però li conserviamo tutti ovviamente nel club. Abbiamo un altro pacchetto, buono. Ah no, no, forse quello, sì, niente. Oh, dai che va anche su questo account. Quindi adesso andiamo a vedere un attimo la squadra iniziale, che però non ci interessa tanto. Eccola qui, abbiamo trovato un 49, tanta Robben. Di buono, Garay. E basta, questo qua ha 5 stelle, no, ne ha 2. E, oh, Wamata, buono, dai. Ronaldinho, grande. Ok, qua abbiamo già qualche credito in più. Quindi ragazzi, eccomi qui a presentarvi il mio primo pack opening di appunto questo FIFA relativo ai mondiali. Ed io direi di iniziare alla stragrande. Primo pacchetto, chiudiamo gli occhi. E troviamo, vediamo un po', Herman, quello stravagato che dà tripla intesa al magico Mlapa. Quindi va bene, bella quella della Costa Rica, però bene, ovviamente siamo in Italia, non vedo perché dobbiamo usare le maglie altrui. Quindi, primo pacchetto aperto, non abbiamo trovato tante cose buone, però Herman, non male, non ci lamentiamo. Secondo pacchetto ragazzi, secondo pacchetto di oggi, vediamo un po' chi troviamo. Salta, salta, sto saltando. No, qua neanche un 70, no dai, neanche un giocatore ha valutato più 76, ma che schifo. Ma non ci sono i pacchetti da 7500. Nuovo pacchetto ragazzi, vediamo un po' che troviamo, saltiamo sempre. Oh, ma stiamo scherziando. Gabbiadini, Manolo. Però nient'altro. E troviamo, cioè, ma stiamo scherziando. Trovo già doppioni. E troviamo, oh, 69 Valencia, va bene. Va bene relativamente, però non male. E questo è una bestia. Pack opening più veloci di questi non esisto ragazzi. Giampiamolo. E troviamo Pato, Alexandre, Patigno. E io. Giriamo sulla sedia, giriamo sulla sedia per trovare, ah, Berezuzgij. Mamma mia. Bene, bene, male, male. E vediamo un po' chi troviamo alla strama. Ragazzi, quanto stiamo beccando in questi istanti. Di cui troviamo un 81. Lamela, Eric Lamela, buono. E Cleverley. Mi sento un po' Gucci Boy, bello figo. Swag. Minghie. Nuovo pacchetto. Oddio, ma stanno scherzando. Ma giocatori buoni no, eh? Tac, tic, tac, tic, tac. Chiudiamo gli occhi. E troviamo Zabaleta. Oh, per me è fortissimo, un po' verso l'82, dai. Però ancora niente di buono, ragazzi, eh? Dai, ha quasi funzionato. Ha quasi funzionato e ne continuiamo. Ha quasi funzionato e ne continuiamo. E ha quasi funzionato. Isco! Va bene! Lui è forte. Che non è stato neanche convocato, mi sembra. Però tank.
Iniziamo a non vederci più. Dai. E opla. Lolec. Torni quello pattone. E vabbè. Li salto perché devo fare anche abbastanza veloce, dato che con stazione 5000 abbiamo un macello da aprire. Troviamo. Nessuno, ma dai. Aievu, grandissimo giocatore. E Depay, Depay è forte, Depay è forte. Altro pacchetto. Troviamo. Oh, cioè noi iniziamo già a trovare tanti doppioni, ma dai, eh. Ragazzi, sono aperte le scommesse. O Axel riuscirà a trovare un top player in questo pack opening? Commentate scrivendo se sì o se no. Il no, il sì è quotato a 10.000. Il no, 1.01. Sacco. Dai. Norbelo, ma dai. Basta, non si deve saltare, non si deve saltare. Salta, 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 salta. Mamma mia. Siamo sfortunati pure in questi pacchetti. E Meniche? Oh mio Dio! È tornato! È tornato Meniche! E troviamo? Ma dai, già cerca! Band! Oh, ma qualche top player, no, eh? Battiamo due volte le mani, ragazzi. E lasciate un bel mi piace. Se l'avete già lasciato, siete fenomeni. O se no, lasciatelo adesso per trovare... Oh! Santi Casorla e Aquilani. Vedete? Vedete che avessi lasciato il bel mi piace, noi troviamo i big player. Grandissimi. Ora vi chiederò un'altra cosa. Dopo aver lasciato un mi piace, rilasciatelo, non si può. Fate ora un bel commento. Fate ora un bel commento e scrivete qualcosa che volete. E poi battete due volte le mani. Perché noi, dopo aver fatto ciò, andiamo a trovare Fernandinho! Bestia del City, grande! Suarez! Cioè, no, ma dai! Mi prendo un po' in giro! Ultimo pacchetto di questo mio primo pack opening su FIFA World Cup! E noi cosa dobbiamo fare? Noi ci giriamo. Noi saltiamo sul letto. Noi saltiamo sul letto. Facciamo un backflip! Non è vero. Non voglio farvi vedere quanto sono bravo. E troviamo... Oh! Yepes! Yepes! Oh mio Dio, Yepes! Super Mario Yepes! Che schifo!